tratto il vuoto e tutto pugno, lago remoto e moto dentro me, fiore di loto e dell'oblio, cosa c'è questo se non io, che cerco un varco in questo immenso arco, un parco d'aria, un cielo prateria, lo sbarco sopra l'aldilà, una via per l'infinità. Visto senza termine, allontanarmi verso me sul culmine, lasciarmi a una deriva di anime, nuotando nel metallo delle lacrime. Grazie molto.
Mi è venuto a proposito di Mal d'Universo un pensiero. Ho visto Mal e poi non leggevo bene, ho detto: ma che è? Mal dei Primitives. Dovete sapere che io ho rincontrato Mal dei Primitives in un'avventura televisiva, ma io già lo avevo in qualche maniera contattato, già l'avevo incontrato tanti anni fa, verso la metà degli anni, 67-68, un pochino più tardi della metà degli anni 60, io insieme a degli altri ragazzotti avevamo messo su una specie di gruppo teatrale, canterino e altro, che si chiamava Teatro 10 e facevamo degli spettacoli impegnatissimi. Noi pensavamo, facevamo non so, lo spettacolo perché avevano tolto le case ai baraccati, e pensavamo di fare, mettevamo dentro delle poesie di Tagore, mettevamo dentro le musiche di Kurt Weill, delle cose, e ai baraccati non gliene fregava niente. Cioè, noi che pensavamo di essere impegnati. Ci sono stati degli altri incontri importanti che a me è capitato di fare. Uno fu con un grande musicista che si chiama Astor Piazzolla. Era un grande fisarmonicista, suonava il bandoneon, e a me capitò di incontrarlo in occasione di uno spettacolo per l'UNICEF, e fu un incontro, veramente un incanto. E dietro le quinte si fece una strana versione di poster a tango che neanche me la ricordo più e neanche la ricorderò in questa occasione. Però a me è rimasto questo incanto, e ho cercato nell'ultimo incanto, nell'ultimo tour, di riportare un senso di tango, un senso di distruggimento, un senso di lunga malinconia in questa canzone.